300 milioni di euro per far fronte alle gravi criticità finanziarie e organizzative in cui ormai da troppo tempo versano gli enti locali dell'isola. È questa la richiesta che 150 sindaci siciliani, guidati dal presidente dell'ANCI, Leo Luca Orlando, hanno invocato ieri di fronte a Palazzo Chigi e nel corso di un incontro con il vice ministro alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri. Tra loro anche una folta delegazione di primi cittadini della zona tirrenica e dei Nebrodi. Servono urgenti provvedimenti, reclamano i sindaci, per i bilanci e non solo, di piccoli e grandi comuni della Sicilia. Centinaia di comuni siciliani non riescono a fare i bilanci, a chiudere il bilancio del 2021. Centinaia di sindaci sono venuti qui a Roma per chiedere al Governo nazionale, al Parlamento nazionale, che immediatamente adotti provvedimenti che consentono di fare i bilanci. Noi in questo momento abbiamo 250 comuni che non hanno approvato i bilanci, non hanno neanche potuto chiudere i bilanci perché non sono in condizione di definire i bilanci, e tutto questo deriva da una mancata attuazione del federalismo fiscale, da una mancata attuazione della speciale autonomia siciliana, e deriva dalla circostanza che per effetto della speciale autonomia siciliana la regione siciliana dovrebbe occuparsi dei comuni e non se ne occupa perché non è in condizione di occuparsene, e il governo nazionale non se ne occupa perché tanto deve occuparsene la regione siciliana. Noi vogliamo rompere questo incantesimo, per questo abbiamo chiesto al governo regionale e al governo nazionale di assumersi la propria responsabilità. Chiediamo provvedimenti urgenti che ci consentano di approvare i bilanci, diversamente avremo 250 comuni commissariati e il commissario quando arriverà non potrà fare il bilancio lo stesso perché mancano gli elementi contabili per fare il bilancio.